Oggi parliamo di trasporti, e torniamo a parlare di Tua, l'azienda unica di trasporti abruzzese. Era stato indetto uno sciopero da due sigle sindacali, si torna a parlare di un contratto che era stato firmato il 26 ottobre ma non da tutti i sindacati, e si va a vedere quello che è stato poi il resoconto e soprattutto l'adesione. Lo facciamo con tre ospiti in studio. Iniziamo a presentare Giuseppe Lupo, è il segretario regionale UGL Autoferro Tranvieri, benvenuto. Sì. Buonasera. Accanto a lui Camillo D'Alessandro, consigliere regionale con delega ai trasporti, benvenuto. Buonasera. E poi c'è Alessandro Di Naccio, è il segretario generale FIT CISL Abruzzo Molise, benvenuto. Buonasera. Prima di iniziare a parlare, noi facciamo il resoconto di quella che è stata la giornata di oggi, perché si era annunciato uno sciopero di 4 ore per la città di Pescara e anche la provincia, uno sciopero degli autobus, e allora iniziamo a vedere quelle che erano le ambizioni e quelli che sono stati i numeri. Vediamo. Uno sciopero di 4 ore dei bus sulle tratte di percorrenza di Pescara e provincia. Questo era stato l'annuncio promulgato da due sindacati per venerdì 22 gennaio. Faisa CISL e UGL Ferrotranvieri, dalle 9 alle 13 l'orario scelto, e nella nota si sottolineava l'incertezza anche dopo le 13. A monte del disservizio ancora una volta i famigerati contratti di armonizzazione tra le tre società fuse nella nuova TUA. Nello specifico si parla della non corretta valutazione dei recuperi di produttività riferiti i servizi urbani ed extraurbani. Le due sigle sindacali inoltre avevano sottolineato diverse criticità ancora irrisolte, nonostante la firma dello scorso mese di ottobre. La revisione dei tempi di percorrenza delle corse urbane, suburbane ed extraurbane, i servizi igienici dei capolinea, la segnaletica stradale insufficiente, la carenza di corsie preferenziali, il degrado della sede di penne, la sicurezza dei veicoli e dei depositi aziendali. In tarda mattinata la società di trasporti unificata TUA diffonde questi dati. A partecipare allo sciopero è stato il 27% del personale di servizio. Su un totale di 146 addetti se ne sono astenuti 40. Inoltre, precisa l'azienda, alcune delle questioni che i sindacati hanno citato per giustificare lo sciopero sono state affrontate e risolte con il contratto siglato il 26 ottobre. La prima domanda va al Lupo, è vero che c'era solo il 27%? Ma assolutamente no, diciamo che su 83 turni ne sono rientrati di 45. È chiaro che dopo, quando si va a estendere al personale d'ufficio e di officina, si abbassa un po' la percentuale, ma siccome sono temi che riguardano, diciamo, più al personale viaggiante, ecco perché magari impiegati d'officina magari non hanno aderito. Ecco, sì. E invece la domanda alla CISL, qua ovviamente parliamo di due posizioni opposte, voi non avete partecipato allo sciopero, quindi tutto quello che è contestato dai due sindacati che abbiamo sentito nel servizio, per voi invece non è così? No, assolutamente no. Per quanto riguarda il contratto che abbiamo sottoscritto, ma non credo che rientri nelle tipologie dello sciopero, perché i punti che avete detto dopo è così. Cioè il capolinea, il bagno, tutte quelle cose che sono anche giuste, insomma, da affrontare, ma non è lo sciopero è stato indetto perché non accettavano il contratto di TUA, perlomeno non l'ho visto sulla dichiarazione di sciopero. Poi in realtà è uno sciopero provinciale su 146 turni, e credo che siano turni solo di servizio di autista, cioè servizi di conducente di linea o di operatore di esercizio, come li vogliamo chiamare, hanno aderito 40 persone, addirittura forse anche 38-39. E la percentuale è quella, cioè la matematica non è un'opinione. Perché uno sciopero a livello provinciale. Si parla ovviamente di quelli che sono i famosi recuperi, inoltre ci sono altre ragioni. I recuperi vuol dire i famosi nastri, i nastri e anche gli stipendi, quindi su questo la CISL è d'accordo con l'azienda unica. La CISL, sì. Certo, sono forse anni che diciamo la stessa cosa, sono anni. Sono forse un decennio che diciamo la stessa cosa, anche facendo conferenze stampa. Noi dicevamo da tempo che dovevamo riorganizzarci, perché credo che i lavoratori abbiano il sacrosanto diritto di capire e sapere le cose. E bisogna parlare alla testa dei lavoratori, non alla pancia. Perché questo che non è che quando uno si parla alla pancia dei lavoratori, qualsiasi cosa può essere giustificata per uno sopra o per altro.
Noi c'erano stati altri scioperi, lì avevano aderito tutti i sindacati. Dal 26 ottobre soltanto l'UGL, in questo caso la Faisa-Cisal, ha annunciato un altro sciopero. Sì, ma è uno sciopero provinciale. Le motivazioni, ripeto, per, quelle, cioè per il bagno a capolinea credo che sia, ma però per uno sciopero per un bagno, anche se devo dire che forse c'è una mia lettera di svariati anni fa in cui richiedevamo la risoluzione di questa problematica addirittura per un bagno e per le donne, mi ricordo. Questo è lo sciopero del 29 maggio, quello che abbiamo visto, dove sì. Chi invece non aveva aderito allo sciopero aveva visto bloccata la strada proprio dagli scioperanti, e in questo caso insomma non si era arrivati ancora al famoso accordo di sottoscrizione sì, del 26 ottobre. È stato un accordo veramente difficile da raggiungere, per raggiungere un equilibrio su 1600 lavoratori non è stato facile. È chiaro che quello non è il Vangelo, può essere ancora migliorato per l'amor di Dio, però ecco, siamo riusciti a trovare un equilibrio dove i lavoratori con ampio consenso hanno accettato, perché i lavoratori sono quelli che devono accettare questo accordo. E quindi è stato veramente un sacrificio enorme in questi mesi, perché facendo le assemblee è chiaro che quando ci devi rimettere qualche cosa i lavoratori non è che l'accettano ben volentieri. Però ecco, va spiegato ai lavoratori, al mondo del lavoro e soprattutto a questo settore che la crisi c'è, crisi economica c'è, che gli accorpamenti bisogna farli, che le razionalizzazioni bisogna farli, altrimenti se non lo facciamo noi ci sarà qualcun altro che verrà e lo farà. E perché non farli invece noi? Invece ad Alessandro una domanda: è andata tanto per le lunghe 6 mesi per arrivare al contratto di armonizzazione, tantissimi sono stati gli incontri con i sindacati, in realtà arriviamo al 26 ottobre, prima di quella data gli altri sindacati, e qui anche la CISL quindi, ha chiesto delle garanzie sui contratti. Perciò che cosa è stato dato per mettere tutti d'accordo? A me pare chiaro che c'è stato un tempo neanche lunghissimo, perché per fare un nuovo contratto aziendale di un'azienda di 1600 dipendenti in altre parti in Italia hanno impiegato anni. Qui invece c'è stata una condiviso senso di responsabilità per capire che eravamo sull'orlo del burrone. Io ho trovato il sistema delle società pubbliche sull'orlo del burrone, potevo fare finta di niente, dargli l'ultima spinta, farle fallire e far altro che sciopero 40 persone, far perdere il posto di lavoro a 1600 persone o salvare il sistema del trasporto pubblico locale. Siccome noi lo abbiamo scritto nel programma e gli abruzzesi ci hanno votato, e tra le cose che abbiamo scritto nel programma c'era la riforma dei trasporti che passava attraverso la società unica del trasporto pubblico locale, tra l'altro chiesto dai sindacati, da sempre, anche nella passata legislatura, è evidente che noi ci dovevamo arrivare. Per arrivarci una società unica si fa con tante cose, è evidente che una società di 1600 dipendenti, di 3 società, tutte diverse, con contratti di secondo livello diverse l'uno dall'altro, era difficile, la difficoltà delle 3 società e dei contratti, è lì che c'era la parola armonizzazione ed è quella che non trova ancora d'accordo l'UGL, che per le 3 diverse società c'erano dei turni che erano differenti, dei contratti, degli stipendi che erano differenti. Perdone, non solo turni, c'erano diciamo delle diritti e alcune cose non definibili diritti acquisiti nei contratti di secondo livello delle 3 aziende, dove tutto ciò che noi abbiamo ritenuto condiviso essere diritto è stato armonizzato, è stato messo dentro il cosiddetto zainetto, cioè dentro la vicenda personale del lavoratore. Nel frattempo quell'azienda che doveva fallire con 20 milioni di euro di debiti ereditati per ARPA, con una fusione che ha evitato il fallimento, con la salvaguardia dei 1600 posti di lavoro, oggi e per il domani, nonostante esistano dei potenziali esuberi soprattutto sul personale amministrativo, ci ha condotto a fare una scelta non solo di fusione ma di una società in house, cioè tutta pubblica, della regione, per affidare, come faremo a Tua, altre commesse oltre il trasporto pubblico locale in modo diretto. Penso al catasto stradale, penso ad altri progetti che possono essere affidati a Tua. Questo è quello che ha fatto Regione Abruzzo in un anno, cioè l'ha detta la cosa, ha fatto la legge, ha realizzato la società. È chiaro che tutto funziona, tutto va per il meglio? No, bisogna andare piano piano avanti per renderla, come dire, una società che sia sempre più funzionante, risolvendo i guasti del passato e cercando di diventare una società naturalmente funzionante. Ci sono alcuni ritardi su alcune cose, altre cose sono state fatte, ma la sostanza qual è, per quanto mi riguarda? Che abbiamo salvato, grazie ai sindacati che ci sono stati,
il posto di lavoro a 1.600 lavoratori. I sindacati sanno quante sono le risorse finanziarie in meno messe a disposizione dallo Stato nei confronti della Regione. Stanno giocando con la pelle dei lavoratori e io anche di fronte a uno sciopero 2-3 pensavo e penso che prevaleva salvare il posto di lavoro. Poi vediamo come, tutto il resto viene dopo, e salvare il trasporto pubblico locale. Hanno giocato con la pelle dei lavoratori, continuano a giocare rimpallandosi con qualche politico che per la propria esistenza in vita va dietro a delle frange minoritarie rispetto al dibattito nelle aziende e creando dei servizi ai cittadini. Io oggi ho incontrato tanti cittadini, non è che dicevano male a chi scioperava. Invece al lupo un'altra domanda, ma il vostro non accordo non è dovuto anche a quello che diceva il consigliere D'Alessandro, cioè il sovrannumero di persone che si trovano non nell'ultimo posto, per così dire, nel ruolo attivo del trasporto? Non si è parlato di un sovrannumero di dirigenti? Sì. Lì non è quello, qual è il nodo? Perché oggi avete scioperato? Allora vede, al di là dello sciopero di oggi, ma c'è stato uno sciopero già regionale l'11 di gennaio e sono in procinto di fare uno del 24, ma devo vedere ancora la data. Ma per rassicurazione sia del consigliere D'Alessandro e dello stesso presidente D'Amico, tutti mettevano lo stesso sacrificio sia in termini economici che in termini di normative, diciamo di lavoro. E questo non è avvenuto. Non è avvenuto per parecchi motivi. Uno, chi sta pagando, cioè tutta sta manfrina, è il personale viaggiante, gomma, perché mentre quello del ferro è stato in qualche modo accontentato. Benissimo, ci mancherebbe. Ora vedi, in sostanza, e lo stanno pagando in termini economici, in termini di carico di lavoro, attraverso allungamento del nastro, allungamento dei turni, e in cambio con meno soldi. Chi è che in tutto questo ci guadagna? Cioè, cerchiamo di far capire, avete scioperato perché è stato armonizzato, per voi non è stato armonizzato perché c'è chi lavora di più guadagna di meno e chi è che guadagna di più e lavora di meno? Ma allora, basti pensare, gli ex impiegati di Sangritana, gli impiegati di ex Sangritana lavoravano solo 37 ore e mezzo, cioè questo è un punto. Adesso per farli lavorare 39 ore gli pagano un'ora e mezza a straordinario nello zainetto. È vero, consigliere? C'è lo straordinario per un'ora e mezza. Ma questo fa parte della partita delle armonizzazioni, così come abbiamo salvaguardato altri istituti dei lavoratori, del personale viaggiante. Chi pensa allora di essere più furbo di un altro, dopodiché è la storia che stabilisce chi ha ragione e chi ha torto. I lavoratori che non sono meno intelligenti di Lupo, che rappresenta un'organizzazione sindacale che ha il 3% degli iscritti all'interno dell'organizzazione dell'azienda, 1.600 dipendenti, circa il 3% degli iscritti, io mi devo fare carico anche degli altri, anche dell'opinione degli altri. Come? Attraverso il referendum. Al referendum hanno partecipato il 75%, quasi l'80%, 78% dei 1.600 dipendenti e hanno stravinto i sì. Secondo lei i lavoratori del personale viaggiante sono tutti così incapaci di comprendere ciò che stavano sottoscrivendo col referendum? È chiaro che c'è chi vuole giocare con la pancia del lavoratore dicendogli che il mondo non è cambiato e che tutto può rimanere uguale e chi invece responsabilmente, anche pagando dei prezzi politici, sindacali immagino, ha raccontato la verità. Poi c'è stato il confronto, quel dato lì è la mia più grande soddisfazione da quando sono stato eletto in regione in queste tre legislature, quando i lavoratori si sono espressi. Potevano bocciare il contratto, sarebbe stato drammatico per quanto mi riguarda, invece hanno votato e hanno votato a favore. E quindi io credo che i lavoratori il loro sacrificio l'hanno fatto. Ora tutto il resto devono fare i sacrifici. Per quanto riguarda i dirigenti, noi applicheremo senza indugio il contratto della pubblica amministrazione che prevede per esempio un massimale di 84.000 euro circa
per il personale dirigente direttivo. Abbiamo trovato situazioni pregresse, non so Lupo dove stava, negli anni in cui io stavo all'opposizione, negli altri anni, solo che lo hanno posto adesso per giustificare qualcosa. Io ho trovato persone che guadagnavano anche 200.000 euro in un'azienda. Noi gli leviamo quei soldi, però secondo una procedura, e la procedura è l'accordo con il loro sindacato, cioè con il sindacato dei manager, per arrivare alla definizione. Si deve fare prima? Sì. Il punto qual è? Che noi lo facciamo, e fino adesso l'abbiamo trovato, che noi abbiamo fatto la società unica e prima non c'erano, che prima c'erano i debiti che portavano in fallimento ARPA e non c'erano. Forse Lupo si deve porre la domanda, non essendo un dipendente di Tua ma di un'azienda privata, che forse chi ci lavora a Tua conosce più di lui la situazione. Posso? Certo. Perché sennò, allora, per quanto riguarda quel famoso referendum che il consigliere parla, prima di tutto alla scrivente organizzazione, all'organizzazione che rappresento, non è stato dato neanche la possibilità. È come se tu fai un confronto politico e dopo, appena finito il comizio, fai votare gli elettori, no? Questo non è avvenuto, basti pensare che questi facevano... Quanti giorni dopo la firma è avvenuto il referendum? Tanti quanti, perché la gente capisce, sa leggere e sa scrivere. No, ma io volevo spiegare un concetto diverso però. Facevano l'assemblea, mentre stavano facendo l'assemblea si votava. Io non ho avuto il tempo di fare la controreplica per dire ai lavoratori, spiegare le cose. Perché se no... c'è fatto ad hoc. Premetto che ci sono 400 no quasi. Cioè, non è una barzelletta. Sangritana, se non sbaglio, Avezzano, venivano da... Sì, Avezzano, no, ma in parte... Solo Avezzano. 400 no. Ma dopo come è stato fatto? Che portavano in giro Sturna? Lo portavano in giro per tutto, cioè non è così che si fa, che si fanno le cose. Tant'è vero che noi stiamo presentando il ricorso al giudice proprio per questo. Allora abbiamo un foglio che ci ha portato. Scusa, volevo finire. Per quanto riguarda ai dirigenti, quello volevo far vedere, perché c'è un foglio. Facciamolo vedere, lo chiediamo alla regia. Sì. Che ci ha portato proprio il segretario dell'UGL, dove fa vedere quelli che sono i ruoli, perché si è parlato di, inizialmente, quando c'era un sovrannumero di personale amministrativo, di spostarlo nei ruoli dove c'era, diciamo, un disservizio. Su questo foglio che cosa ci ha fatto notare? Perché ci sono alcune... Guarda, vede quelle? Sono due nuove aree dirigenziali. Sì. E ti spiego, retribuzioni, ma per fare le paghe, le retribuzioni ci vuole il dirigente? Oppure quell'altra sopra? Sono due aree create ad hoc, apposta per i dirigenti. Io voglio dire però, se dobbiamo fare sacrifici, voglio ritornare un attimo indietro, coloro che erano, che gli scadeva il mandato, cioè quando c'è stata tutta la fusione, non gli veniva rinnovato. Qua ci abbiamo l'ex direttore del GTM, che sta in Tua, ma veramente ci serviva l'ex direttore di GTM per portare avanti l'amministrazione? Io penso proprio di no. Dulcis in fundo, l'ex presidente di Sangritana, gli è stata data la sicurezza del ferro, ma veramente ci serviva l'ex presidente di Sangritana per fare su questo? Aveva risposto D'Amico quando è stato qua e ha detto che è molto complicato quella che è l'amministrazione, soprattutto la parte legale del ferro, e che quindi sono competenze che sono ma immagino che Lupo ogni giorno faccia fusioni societarie di 1600 dipendenti e lui l'avrebbe fatto, che ne so, come prendersi un caffè. No, però mi faccio finire. Prego. Facciamo parlare un pochino, cerchiamo di spiegare queste cose che ha detto. Non ho finito, insomma, se posso, perché poi è chiaro che, cioè, banalizzare così questo accordo che abbiamo fatto credo che sia veramente un errore, sia per l'azienda sia per gli abruzzesi. Lo spirito di questo accordo è quello di migliorare la produttività per tutti e sacrifici uguali per tutti, e questo è lo spirito dell'accordo. Poi se Lupo o qualcuno vuole fare il referendum lo può fare, qual è il problema? È libero di farlo. Poi... Ma lui ha detto che i sacrifici vanno con gli stipendi, spieghiamo, però parla di manager e ruoli che non servono. Chiedo scusa. Allora, è vero, perché noi l'abbiamo messo come primo punto, eliminazione dei costi della politica, e lo perseveremo fino alla fine.
su questo non si discute. Quindi non su questo il problema è d'accordo dove sta? Quando lui parla di produttività, noi abbiamo legato questo accordo alla vera produttività, cioè che cosa voglio dire? 39 ore uguale per tutti, perché quello che sì. Se dovesse fare, per esempio, un solo esempio faccio, se si dovesse fare un turno a 12 ore di nastro, a 6 ore e mezza di lavoro, ci sono 32 euro di premio. Cioè, perché se tu aumenti la produttività io ti pago, questo abbiamo fatto. Io credo che noi a livello sindacale, le quattro sigle sindacali, avrebbero un ottimo lavoro. Il problema adesso dove sta? È che bisogna metterlo in pratica. Ed effettivamente l'azienda adesso attualmente è un po' ferma. E su questa cosa adesso noi ci abbiamo messo un po' di pepe, perché abbiamo chiesto un incontro immediato, che la Regione ci ha convocato per lunedì alle ore 10, perché questa cosa deve andare avanti. Basti pensare che già non aver fatto i recuperi che già erano programmati, già il mese di gennaio abbiamo perso circa 400.000 euro sui turni che dovevamo recuperare e su 1.300.000 chilometri, per esempio, che sono diciamo, i problemi veri, che la Regione Abruzzo non paga tua, perché non lo può pagare, perché non c'è i soldi di trasporto TPL che facciamo. Che cosa vuol dire? Ci sono i doppioni, le sovrapposizioni che vanno eliminati. Questi sono i problemi veri. In questa era uscita la notizia che avevano fatto l'accordo, dopodiché mancavano gli stipendi e la Regione aveva fatto sapere che aveva anticipato soldi di fondi dello che non Stato. Erano arrivati dall'Europa e che poi questo sta dicendo, giusto? Anche dallo Stato. Noi, il nostro fondo del trasporto pubblico locale si compone del fondo regionale e del fondo dello Stato. Lo Stato doveva trasferire dei fondi alla fine dell'anno, non l'ha trasferito. L'Europa doveva trasferire altri fondi dove la Regione è andata in anticipazione di cassa. Stava di fatto che si rischiava a fine anno che potevano non essere pagati gli stipendi. Siccome non accadrà mai, fino a quando ci sto io a gestire il settore trasporti, che chi lavora non avrà lo stipendio, abbiamo anticipato, cioè ci siamo fatti carico di ciò che lo Stato non ci ha dato nei tempi e nei termini per poter, come dire, far fronte alle esigenze. Questo perché, lo voglio dire senza voler più polemizzare con, tra l'altro, con Lupo, che mi sta anche molto simpatico perché crede veramente a quello che sostiene, però è singolare, lui mi permetterà sostenere la tesi che 1200 lavoratori hanno votato in modo inconsapevole, e è una follia dire questo. Allora, hanno votato in modo consapevole, hanno capito benissimo che cosa stavano facendo e hanno votato, nessuno ha raggirato nessuno. Ma perché dico questo dato? Hanno perché questa è la riforma più importante della storia della Regione Abruzzo, che alla fine si è conclusa con un sì dei protagonisti, di quelli che ci lavorano, che ogni giorno stanno lì dentro. Certo c'è stata una parte del no, e ci mancherebbe altro, l'unanimità penso che esista solo nella UGL, qui nella democrazia si vota, e si è votato e si è organizzato il consenso attorno a una proposta che è esattamente quella che ha detto Alessandro Rinaccio, cioè abbiamo puntato tutto sull'aumento della produttività. Ha ragione Dinaccio e hanno ragione tutti i sindacati quando dicono: guardate, ok, la cosa è fatta, adesso dobbiamo accelerare sulla fase di attuazione. Io sono d'accordo. Sono d'accordo e non sono neanche tanto giustificabili tutti i ritardi per la complessità della macchina. Però ecco, e parliamo? Parliamo del passaggio del contratto dalle regole che noi abbiamo stabilito all'attuazione. Facciamo un esempio: il taglio delle corse non in sovrapposizione, oppure la riorganizzazione. Altra polemica, perché per tagliare la sovrapposizione poi non si sarebbe avuta più l'utenza di prima, perché era uscita anche la notizia: se si tagliano il numero di corse, poi l'utenza non avrà più, e allora era stato spiegato che era una sovrapposizione di corse in quel caso. La sovrapposizione di corse, così come il riordine delle corse, non taglia utenza, taglia diseconomie e taglia costi, perché se per andare ad una destinazione partono contemporaneamente, che ne so, 4 autobus e un treno, più o meno alla stessa ora, è evidente che quegli 4 autobus sono inutili. Si recuperano 4 autisti che possono andare a fare 4 corse differenti, e va a finire che in quelle 4 corse io non ce li mando né in trasferta o in straordinario, e recupero milioni però di euro. Però questa non è la risposta che abbiamo detto, cioè si è parlato di manager, si è parlato di posizioni, e in quel caso lì come si comporta? No, allora, vabbè, io non voglio eludere la domanda. Quella è una bozza di riorganizzazione aziendale. Intanto parliamo di un'azienda di 1600 dipendenti. La Regione Abruzzo ha 1350 dipendenti e aveva un dirigente ogni 10 dipendenti. Questa è la Regione, le Regioni non sta. Qui stiamo parlando. È uscito un parallelo con l'ASL dove c'è un dirigente ogni centinaia di
dipendenti. No, vabbè, facciamo i paralleli che devono funzionare. Io credo che il numero che abbiamo condiviso, tra l'altro, con i sindacati, di arrivare a un numero di dirigenti intorno a 5, 6, quelle che sono, io credo che l'azienda ha il diritto, o 6 o 7, di farle. Il problema è, perché non è quello che cambia la storia dei costi, il problema era i vecchi contratti che ci avevano i dirigenti, non tutti, alcuni sì, altri no, che avevano dei dirigenti che valevano forse 2-3 volte il costo di uno solo. E allora noi abbiamo applicato il contratto, applichiamo il contratto della pubblica amministrazione, abbiamo raggiunto l'accordo con la loro organizzazione sindacale, dopodiché dei manager. Significa che sono più manager a minor costo rispetto a quelli sono di prima? Sono gli stessi manager a minor costo, poi dopodiché io azienda, non io regione, l'azienda ha il diritto di immaginare nell'ambito della propria organizzazione delle funzioni in più. Io non ci vedo nulla di strano, ma se di quelle funzioni dobbiamo ridurre una, due, tre, è solo un capriccio per poter dire che lì non si è toccato e che si è toccato dalle altre parti. Si è toccato ovunque, soprattutto si è fatto in modo che i lavoratori rimanesse la stessa retribuzione possibile. E si lavorasse e invece si puntasse ad un aumento della produttività. Lo Stato ci impone, loro sanno, che se non si faceva la riforma saltava tutto, ma non per effetto dei bilanci e dei buchi che ci avevamo, per effetto della nuova normativa. Noi dobbiamo erogare un chilometro di trasporto pubblico locale pari a come lo eroga la Lombardia o la Calabria, cioè col costo standard, esattamente come accade nella sanità. Non esiste che un chilometro in Abruzzo costa 3 volte, 2,5 volte, 4 volte di più. Allora dobbiamo agire sulla parte dei costi. I lavoratori hanno dato, a loro non si tocca più, adesso tocca ai dirigenti e abbiamo risparmiato con... È una notizia questa. Adesso, no, e la notizia è che fino ad oggi non si è fatto e che dopo un anno e mezzo lo facciamo noi. Questa secondo me è la notizia. Dopodiché la seconda questione è quando noi portiamo chi prendeva 200.000 euro a 84.000 euro, l'abbiamo fatto noi mentre prima l'abbiamo ereditato, più o meno... diciamo con silenzio assenso da parte di tanti, non di tutti. Vi fermo perché facciamo una piccola pubblicità e poi seconda parte sentiamo anche la risposta di CISL e di UGL. A tra poco. Allora, si continua a parlare di quello che è stato il contenzioso, ovvero sindacati che dopo la sottoscrizione, l'UGL ad esempio è stata tra chi non ha firmato, si parla ancora di quella che è stata l'armonizzazione. Lo sciopero di oggi ha registrato, secondo i dati di TUA, il 27%, perciò in qualche modo si parla di una frattura all'interno dei sindacati. Abbiamo ascoltato quella che è stata la riorganizzazione del trasporto pubblico, come ha spiegato Camillo D'Alessandro, 6 mesi per arrivare alla sottoscrizione dell'accordo. Poi si è parlato dell'armonizzazione dei contratti, c'è ancora chi dice i nastri sono stati allungati, c'è chi ha lo straordinario per 1 ora e mezza, c'è chi invece ha i turni allungati e c'è chi ha degli stipendi più bassi, i dirigenti sono sempre tanti e quindi insomma si chiede di sacrifici per tutti, questo è il concetto. Io però a questo punto vorrei sentire anche quella che è ovviamente il giudizio del presidente dell'Azienda Unica di Trasporti Abruzzese, Luciano D'Amico. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente. Buonasera. Allora Presidente, oggi avete pubblicato l'affluenza del 27% all'adesione del 27% allo sciopero. Certo, del solo come ha preso questo sciopero? Del solo distretto di Pescara. Abbiamo preferito, per una questione di trasparenza, non dare risultati riferiti all'intero personale aziendale, quindi solo nel distretto di Pescara abbiamo avuto un'adesione del 27%, che è pari a zero invece in tutti gli altri distretti. Lo abbiamo preso e interpretato come uno sciopero assolutamente pretestuoso. Nelle motivazioni che vengono addotte ne trovo alcune davvero inaccettabili. Si parla ad esempio di pneumatici di scarsa qualità. Il primo bando che abbiamo fatto, all'esito della gara, abbiamo aggiudicato Michelin, che per i pneumatici degli autobus è leader nella qualità. Si parla di altre questioni, delle solite spie che si accendono. Le spie sono fatte per accendersi, servono a questo, servono a segnalare delle situazioni di malfunzionamento.
La leggenda metropolitana degli autobus che escono con le spie accese è davvero una leggenda. Escono semmai con le spie accese dopo che il responsabile del deposito ha verificato la segnalazione. Quindi trovo motivi pretestuosi, credo che siano invece altri i motivi che sono alla base di questa protesta, non a caso concentrata, peraltro con una percentuale molto bassa di adesione, nel trasporto urbano. Al trasporto urbano abbiamo chiesto, e ringrazio ancora i sindacati firmatari per il grande senso di responsabilità che hanno mostrato nel condividere l'accordo che abbiamo raggiunto, abbiamo sicuramente chiesto un impegno maggiore. Però quello che vorrei dire sia ai rappresentanti presenti in trasmissione, ma soprattutto ai telespettatori, che poi sono i cittadini utenti, non potevamo continuare a tollerare un'organizzazione del lavoro. Ho qui davanti a me alcuni esempi di turni, i turni cosiddetti di minor aggravio, in cui a fronte di uno stipendio pieno l'impegno di lavoro effettivo giornaliero oscilla fra le 3 e le 4 ore per 220 giorni a settimana. Questo significa un impegno lavorativo che oscilla fra le 660 e le 880 ore annue, quando è assolutamente condiviso il principio secondo cui ogni lavoratore ha un impegno di 1500 ore annue. Ecco, queste sono situazioni non più tollerabili per i vincoli finanziari entro cui possiamo muoverci, e sono situazioni che hanno richiesto la ristrutturazione dell'organizzazione aziendale. Questo ha fatto sì che sia stato chiesto maggior impegno, è stato chiesto a tutti i lavoratori il maggior impegno, e credo che queste forme residue di protesta abbiano fondamento in queste motivazioni e vengano poi ammantate di una presunta tutela della sicurezza. Noi, lo può dimostrare la statistica sulla incidentalità e sull'affidabilità dei mezzi, su questo abbiamo già degli standard molto molto elevati. Presidente, una domanda, perché noi ci siamo concentrati nell'ultima parte di quella che è stata la richiesta di sacrifici a tutti. L'UGL spiegava, portando anche dei fogli, che in realtà i ruoli dirigenziali restano quelli, e quindi quando si chiede una tutela e quando si chiede un maggior sacrificio, quello che sottolineano è che loro non lo vedono nei ruoli dirigenziali. Ma non è vero, anche questo è assolutamente pretestuoso. Lo standard ottimale nel rapporto tra dirigenti e numero dei dipendenti è pari all'1%. TUA ha 1600 dipendenti, dovrebbe avere 16 dirigenti. Ne ha 9 ancora in servizio, di cui 2 in pensionamento entro l'anno, e quindi scenderà a 7, e cioè scenderà ad un valore che è pari alla metà dello standard ottimale. Un'azienda di 1600 persone ha bisogno di dirigenti. Non è pensabile che si possa fare a meno di un vertice aziendale qualificato e professionalizzato. Semmai è vera un'altra cosa: sulla base delle indicazioni ricevute dall'azionista Regione Abruzzo, abbiamo provveduto a ridurre gli stipendi dei dirigenti in una misura decisamente superiore al piccolo sacrificio che abbiamo chiesto ad alcuni dipendenti. Quindi il numero dei dirigenti è assolutamente basso, e con ogni probabilità al regime semmai si porrà un problema di incrementarlo, perché torno a sottolineare questo aspetto: un'azienda di 1600 dipendenti non si muove da sola, ha bisogno anche dei dirigenti, e comunque l'organico attuale dei dirigenti è pari alla metà di quella che sarebbe una situazione, diciamo, obiettivo. Io la ringrazio per l'intervento, noi adesso continueremo a parlare qui in studio, grazie ancora. Grazie a lei e buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Arrivederci. Perché ha detto un dirigente ogni 10 dipendenti e lui dice 1 a 100? No, io ho detto che in regione esiste un rapporto di addirittura un dirigente ogni 10 dipendenti,
per fare capire che le organizzazioni complesse hanno bisogno di dirigenti. Ora lui ha rappresentato in modo compiuto il rapporto che esiste virtuoso nelle aziende, non nella pubblica amministrazione, che è quello dell'1%. Con i pensionamenti ne arriviamo alla metà di quello considerato virtuoso, il punto è un pretesto, è una scusa che serve, come ha detto il Presidente, come ho cercato di dire io, a tentare una esistenza in vita dopo aver perso un referendum all'interno dell'azienda per cercare di porre in continuazione problemi che non esistono, ma pure se fossero in parte esistenti non sono tali da giustificare il ricorso e l'abuso di uno strumento quale lo sciopero, che poi si traduce nel disagio che si arreca ai cittadini, ai ragazzi che vanno a scuola, alle mamme di famiglia che devono andare nelle città, alla gente, ma siccome a loro non gli interessa questo, allora usano e abusano lo strumento. Facessero, la legge glielo consente, io però ho il diritto di ritenere che gli scioperi si fanno quando servono, non quando servono per l'esistenza in vita di chi li fa. Posso? Allora, rispondo un attimo. Io non è che voglio scioperare, sono loro che mi fanno scioperare. Quindi, e chiedo scusa all'utenza su questo. Chiusa sta parentesi. Il Presidente ci parla bene, se veramente quello che dice è una cosa buona, ma io temo che non è così. Vedi, il Presidente adesso non sta facendo altro che difendere i privilegi, mentre noi difendiamo i diritti, che è una cosa ben diversa. Il Presidente... Ma li ha abbassati o no questi stipendi ai dirigenti? Voi lo sapete? Fino adesso non sono stati abbassati, un attimo, e arrivo al dunque. Ci sono in questa azienda 59 quadri. Io l'altra sera ho fatto una battuta, ci vorrebbe una galleria, un paio di chilometri per appenderli tutti. E questi quadri che facevano una funzione specifica, che adesso non fanno più perché c'è stata l'unificazione dell'azienda, continuano a percepire i soldi. Cioè, questa è la cosa grave. Se io ti sto dando una cifra, diciamo una quota per fare quel tipo di mansioni, adesso non lo fai più per questione della fusione, io dopo te lo tolgo. No, non è stato tolto. Non l'hanno tolto? No, voglio finire. No, sì. Chi 5.000, chi 7.000, chi 20.000? Possiamo, non li hanno tolti i quadri? Ma lasciamo per, ma di che cosa stiamo parlando? Tutto ciò sarà, è stato eliminato, c'è stato l'accordo per eliminarli, e tutto quello che racconta è la storia delle tre aziende. Ma li hanno eliminati o ci sono ancora? I quadri li hanno eliminati o no, ci sono ancora? I quadri aziendali ci sono, sono contrattualmente inquadrati come quadri. Lui che fa il sindacalista dovrebbe sapere che non è che cancelli il quadro. Io non ho detto di cancellare l'una tantum che gli si dà, aggiuntiva, che è un'altra cosa. Allora, intanto, siccome hai detto delle cose e l'hanno sentito, mo dico io delle cose e lo sento, e poi vediamo chi capisce che cosa speriamo riusciamo a fare capire insieme ai cittadini. Perfetto. Allora, intanto il quadro è un inquadramento, impiegato, quadro dirigente. Quando uno è diventato quadro non è che lo puoi far ritornare impiegato, è contrattualmente inquadrato e ha un'indennità per il quadro. Chi li ha fatti sti quadri così tanti, così pochi, quelli che sono, è la storia delle tre aziende. Ma non ho detto questo io ho detto però, che il quadro... A me non dispiace che interrompa, però... No, ascoltami, no, è il quadro, bene, ma perché gli devo dare un aggiunto? Non gli basta quello che prende. Se prima quel quadro faceva la funzione puliva le mattonelle in più di quello che doveva fare, gli veniva dato. Adesso quello non gli è stato tolto. E ti faccio un esempio: l'ex direttore di esercizi di GTM, che faceva il direttore esercizio e mi sembra che prende intorno a 12.000 euro all'anno in più perché faceva quello, adesso non lo fa più perché il direttore esercizio esiste ed è Antonio Montanaro. Ecco, allora per quale motivo sta continuando a percepire quei 12.000 euro? Me lo spieghi, consigliere, per favore? Me lo spieghi sta cosa, sì o no? Allora, ti è stata spiegata, se tu vuoi fare la demagogia, no, io ti rispondo con altrettanta facilità in termini demagogici. Allora, c'è l'accordo
sottoscritto con voi le cose che vi abbiamo comunicato e che puntualmente faremo, noi gradualmente eliminiamo tutto ciò che erano delle superfetazioni che riguardano l'apparato amministrativo, dirigente, burocratico che noi abbiamo ereditato. Quando man mano scadono i famosi una tantum, non si rinnovano, perché tu sai che sono legati a contratti, ad accordi per i quali poi dopo arriva il sindacalista e ci fa la causa davanti al giudice e ce lo fa pure perdere, è chiaro? Allora noi dobbiamo fare le cose secondo le regole, ma di quello di cui io sono certo è che ho ereditato un'azienda con i dirigenti che dici tu, con gli stipendi che hai denunciato tu, con i quadri che hai denunciato tu, e la lascio l'azienda alla fine legislatura con il dimezzamento dei numeri dirigenti, con il numero dei quadri e soprattutto quello che percepiscono, non è tanti quanti ne sono, è quello che percepiscono, questo è quello che faccio io, e questo è quello che ho ereditato invece dal passato, da un passato dove ci sono state connivenze anche con parte dei sindacati, che gli è andato bene alcune cose mentre altre l'hanno denunciato sempre, come l'hanno denunciato sempre, ci sono altri che l'hanno denunciato sempre, e quindi io non mi faccio dare lezioni sull'abbattimento dei costi della politica e dell'apparato burocratico, perché la costi della politica, che significa consigli di amministrazione, revisore dei conti e direttore generale, compreso il presidente che lo fa gratis il mestiere, è chiaro? Fa il presidente gratis il mestiere, monta 1 milione di euro in meno all'anno solo dei costi della politica. Certo che dobbiamo passare agli altri costi, ma te l'ha spiegato, te l'ha detto con garbo maggiore del mio il presidente D'Amico, e penso che spero che non tenti più di strumentalizzare ciò che non esiste, che serve solo per giustificare il disagio che ancora oggi avete arrecato, seppur in pochi, ai cittadini abruzzesi. Fate sentire Di Nacci, che non ha parlato fino adesso. Anche perché mi piacerebbe chiarire alcune questioni. Innanzitutto, questa è un'azienda, ripeto, di 1600 persone, con ferro dentro, con la ferro cargo dentro, con 9 sedi distribuite in tutto l'Abruzzo, quindi, ma non sto giustificando i 54 quadri, questo assolutamente no, però mi meraviglia che Lupo, l'UGL, non abbia firmato, perché sull'accordo c'è proprio questo, e l'incontro di lunedì, l'incontro è proprio per questo, per attuare l'accordo che abbiamo sottoscritto, quindi noi chiederemo non solo questo, perché abbiamo detto anche che per esempio per i gettoni di presenza, cioè quando uno sta a lavorare prende anche il gettone di presenza per un bando di gara, e questa cosa non la possiamo accettare, non l'accetteremo. Ma tutto quello che dice non è che Lupo lo sta realizzando, lo sta storico, noi l'abbiamo sottoscritto con la controparte e faremo di tutto affinché si applichi. Per quanto riguarda i sacrifici, abbiamo legato anche qui a un famoso zainetto che ognuno si è portato il suo, e abbiamo cercato di far rimettere qualche... Spiegate che è lo zainetto. Allora, lo zainetto non è altro che degli accordi fatti nell'arco degli anni sull'ex ARPA, ex GTM ed ex Sangritana, e dunque ognuno si è portato il suo. Abbiamo cercato di dare il più possibile ai lavoratori, e mi sembra che su 11 milioni e mezzo di contrattazioni di secondo livello che c'era prima, siamo arrivati quasi a 10, e quindi credo che anche qui il sindacato non sia stato proprio sprovveduto, tutte le quattro sigle sindacali. In più abbiamo detto, siccome i soldi non bastano, perché anche qui poi una richiesta formale va fatta anche alla Regione Abruzzo, in cui ha tagliato 8 milioni e mezzo, quindi dovremmo vedere lunedì quanti soldi ci rimette su quei soldi che ha tagliato, in più avremo un altro taglio a livello nazionale di altri 8 milioni, questi sono ma i problemi veri. Quei famosi torniamo da lei, i soldi che diceva che ha avanzato la Regione Abruzzo perché arrivavano dalla sua, sono arrivati poi? Sì, ma quella è un'altra cosa. Sono soldi che sono però tornati. Valevano per il 2015, il segretario Di Nacci sta parlando dei fondi. Volevo chiudere. Noi abbiamo cercato di essere equilibrati anche in questo, cioè chi è che deve pagare, chi ha il reddito più alto, chi ha 27.640 euro, quello che ci mette un qualche cosa percentualmente, cioè, a prescindere se è un quadro, se è un autista, se è quello che è, cioè, chi guadagna di più ci rimette qualche cosa. La metà dei lavoratori abbiamo sottoscritto noi, circa 800 persone, non ci rimette niente. Tranne su quella produttività che dicevo prima, perché se c'era un turno di 3 ore, è chiaro che bontà Dio, insomma, non si può tenere più con le crisi che c'è. Non ci dimentichiamo che in Toscana, una regione rossa da anni,
è successo, è un'azienda privata a gestire quella, e ci sono i superi e ci sono razionalizzazioni. Si è fatta la gara e ha vinto quello che ha vinto. Adesso noi diciamo, quando arriverà la gara del 2019, dovremmo essere noi pronti, noi azienda tua, pronti, azienda pubblica, essere pronti a partecipare alla gara e vincerla la gara. Perché i cittadini abruzzesi hanno diritto a risparmiare i soldi, hanno diritto ad essere trasportati, il diritto va garantito a tutti, ma gli sprechi purtroppo non li in possiamo più. In realtà proprio qua da noi il presidente D'Amico aveva spiegato, e in quell'occasione c'era il consigliere regionale Pettinari del Movimento 5 Stelle, si era parlato di, voi avete detto insomma ci siamo trovati con tanti debiti, si era visto che erano state messe come esterne, quindi a ditte private, la gestione di ad esempio mi pare alle gomme, insomma tante erano state date in appalto, e aveva spiegato D'Amico che per poter rientrare da quei costi bisognava far concludere i contratti, quello che un po' aveva detto lui prima, quindi già era in programma, alcuni di quelli sono anche scaduti, quindi in realtà anche il tempo di poter far scadere quelli che sono i contratti e ridare un riassetto, questo era stato il piano, quello che aveva detto solo qui. Dalla benzina risparmiamo 300.000 euro all'anno per aver fatto un contratto per comune, per aver fatto con un acquisto società centralizzato, risparmieremo molto di più sui pneumatici acquistando i migliori rispetto a prima che si acquistavano, non dico i peggiori, ma comunque non i migliori. Così come abbiamo reinternalizzato tutte le attività che prima erano esterne, e io aggiungo probabilmente anche senza controllo, uno stesso pezzo di un autobus, lo stesso autobus, un'azienda costava in un modo, un'azienda costava in un altro, e un'altra azienda costava in un'altra, abbiamo rimesso tutto centralizzato all'interno, questo significa centinaia di migliaia di euro di risparmio. A fianco al taglio dei costi della politica, a fianco all'aumento della produttività, al fianco a quel poco più di 1 milione di euro. Per essere chiari, i contratti secondo livello valevano tra tutte e tre aziende 11 milioni di euro. Oggi sono rimasti tra lo zainetto e i trattamenti 10 milioni di euro. Quindi il taglio è stato quasi nullo sulla parte economica. Che cosa, dove abbiamo agito? Dove abbiamo agito? Sulla parte della produttività, per fare in modo che questa azienda ovunque in Abruzzo si lavori allo stesso modo. Secondo lei è morale davanti ai cittadini che tra l'altro non hanno un posto di lavoro pretendere e casomai farci anche gli scioperi per difendere chi lavora 3 ore facciamo al giorno? Facciamo capire che vuol dire la produttività, prima non si copriva in alcune zone, cioè no, chi faceva 3 ore, esempio, che differenza c'è? Faccio un esempio, intanto le ore di lavoro... Se non si sono tagliati i posti di lavoro, perché uno dovrebbe allungare un turno di lavoro? Perché... Le spiego, è molto semplice. Prima, anzi le dobbiamo ancora fare di più le cose, le corse sono organizzate, erano organizzate in funzione di percorrenze, mettiamole così, da luogo a destinazione, non sempre esattamente in modo funzionale. Accadeva che quella stessa percorrenza era attraversata da un autobus, che ne so, ARPA, con un altro autobus che passava dopo qualche altro minuto di, che ne so, di San Gritano. Questi sono un doppione inutile. Ci lavoravano due autisti, in quell'autobus probabilmente c'erano pochi all'uno e pochi agli altri in termini passeggeri. Nel momento in cui tu rivedi le corse, passa un autobus solo, non è che levi il servizio, passa un autobus solo. Quell'autista che tu guadagni lo puoi utilizzare su un'altra corsa che io prima non potevo coprire e ci dovevo mandare l'autista in trasferta. La trasferta mi costava tipo 800 euro a settimana, oppure gli devo fare straordinari e quindi che mi costava altri soldi, e se l'autista poi si rifiutava di fare lo straordinario, perché dopo 8 ore si possono rifiutare di fare lo straordinario, quella corsa casomai degli studenti, come pure è capitato nella Marsica, non veniva fatta e i ragazzi rimanevano a casa. Allora il senso dell'accordo fatto è la rivisitazione delle corse, l'eliminazione delle sovrapposizioni, l'estensione dell'orario di lavoro, in modo dell'orario non di lavoro, non è che possiamo andare oltre il contratto collettivo nazionale, la rivisitazione complessiva, anche perché non è che un esercizio, diciamo, cioè la politica tende al consenso, anche al consenso dei lavoratori, ma perché la politica si dovrebbe, per esempio, rinunciare a un pezzo di consenso dei lavoratori? Semplicemente perché, oltre ai lavoratori che noi abbiamo garantito, tutelato, col posto di lavoro, con la parte economica, chiedendogli una maggiore produttività, lì fuori ci sono i cittadini utenti, che non esistono, che pagano di più
perché dobbiamo mantenere dei privilegi inaccettabili dentro un'azienda. Chi lavora 3 ore è un privilegio inaccettabile, chiaro o no al giorno? Chi per esempio immagina di poter continuare a lavorare 4 ore in un'area territoriale dell'Abruzzo a favore di altri che ne lavorano 6 e mezzo? È un privilegio inaccettabile, perché queste cose le pagano la gente, non è che le pago io, le pagano i cittadini. Ma si è mai detto chi è che faceva meno ore e chi di più? Posso dare un apporto io? Adesso il discorso dell'orario di lavoro è abbastanza serio e quindi io, come ho detto prima, pari produttività e pari sacrifici. Allora, ma voi lo potete dovremmo fare 39 ore. Chi è che faceva di meno prima? Mi perdoni. Oggi voi lo potete dire chi aveva, certo, i turni più brevi? Certo, chi aveva si vede dai turni. Chi ce li aveva? Ce l'aveva, altri territori in cui sì, l'orario di lavoro. Le tre società, chi aveva i turni no, più no, corti? No, no, ma diciamo che sulle tre società erano quasi uguali la produttività, in media intorno alle 6 ore, 5 ore e 50, 5 ore e 45, era quasi la stessa cosa. E quindi noi non riuscivamo a dare una produttività a 39 ore su 17 settimane su tutto il territorio. In alcuni territori non è possibile fare turni, cioè una corsa andata, una tornata, tu sviluppava circa, non so, 4 ore e mezza, 5 ore di lavoro, 5 ore e mezza. Adesso aumentando il nostro lavoro c'è la possibilità di arrivare alle 39, dove si vuol fare, dove i lavoratori lo richiedono, è un'opportunità, cioè pagandoli, premiandoli, sì, chi lo fa prende i soldi. Ripeto, a 12 ore di nastro con 6 ore e mezza di lavoro sono 32 euro al giorno, 186 euro al settimana, non è in più. Quindi diciamo, riteniamo che questo accordo sia valido appunto per questo. Però non vorrei che si passasse, vorrei ritornare al discorso che diceva Lupo, i dirigenti. La prima cosa che noi abbiamo messo sul tavolo, le quattro sigle sindacali, è stato proprio questo, la riduzione di costo della politica, e abbiamo fatto l'accordo che adesso faremo di tutto per farlo rispettare. Ma in più c'è tanto altro ancora lavoro da fare, perché ripeto, questa azienda ha bisogno di andare avanti, adesso abbiamo fatto solo le fondamenta. La politica a me sembra che abbia la volontà di lasciare l'azienda pubblica, non sembra, secondo me è così. È la scelta fatta da questa politica, perché voglio ricordare che nel 2012, quando c'era il centrodestra, c'è stata una legge regionale votata all'unanimità e sono 4 anni che abbiamo perso, sono milioni di euro che abbiamo bruciato, buttati al vento, il cittadino abruzzese paga. La regione Abruzzo con i fondi nazionali e i fondi regionali aveva 183 milioni, adesso non è più, l'11 dovrà dire quanti soldi ci sono, sicuramente saranno 170, 166 e dobbiamo fare i conti in tasca su quello che c'è. Allora, noi siamo in chiusura, calma, perché abbiamo un minuto, lunedì ci sarà un incontro quindi con tutti i sindacati, l'UGL sarà presente? Ma la richiesta l'hanno fatta noi. Chi ha firmato loro? Io però... No, non la CISL, le quattro sigle sindacali. Le quattro sigle. Sì, però io voglio chiudere. Ma non abbiamo il tempo, quindi sì, hanno firmato anche i segretari regionali, hanno firmato tutto l'accordo, perché si sono aumentati pure loro lo stipendio. Siete aumentati lo stipendio? Sì. Io credo che Luba debba stare attento a quello che dice. Si sono aumentati lo stipendio. Io lo dico. Fammi finire adesso, perché prima. È una bugia. Stando in distacco, non prendevano lo zainetto, perché lo zainetto è personalizzato, tutte le voci che erano legate alla presenza. Adesso facendo lo zainetto, perché è personale, tutte le voci legate dalla presenza che prima non prendevano, adesso purtroppo lo prendono. Purtroppo Lupo, come tante cose, non le capisci, mi dispiace, è così. Non ha capito l'accordo, quindi... Ma lunedì voi ci sarete all'incontro? No, perché l'abbiamo richiesta dai sindacati firmatari del contratto. Ma quindi non ci sono più rapporti tra l'UGL e la società? Quando l'UGL chiede la richiesta, chiedono un incontro a regione, noi lo convochiamo come facciamo sempre. Addirittura abbiamo fatto per un pezzo di lavoro, lei si ricorderà, a tavoli separati, fino a quando poi il tavolo si è riunito. Oggi CGL, CISL, UIL e FAISA mi hanno richiesto un incontro, io sono tenuto, oltre che ho il piacere, a farlo ed è convocato. Lunedì, convocare pure a me, perché lunedì, sono il contratto nazionale, quello che non state facendo. Lunedì, quando me lo richiedi, io lo faccio. No, non lo devo quando che. Vabbè, Lupo, se convochi loro, convochi pure a me. Perché non ha convocato la regione, l'abbiamo chiesto noi, le quattro sigle, Lupo, almeno nelle vai cose anche, vai anche per questa al giudice. Allora, io ho convocato su richiesta dei sindacati una riunione, quando l'UGL chiede una riunione io la convoco puntualmente, fino adesso ho fatto sempre così, addirittura ho lavorato su tavoli separati con la speranza che prima o poi il tavolo si riunisse come è accaduto.
Io so benissimo che i sindacati e anche firmatari di contratto hanno posizioni molto critiche su alcune posizioni, anche comuni a, diciamo, all'oggetto della protesta di oggi, forse non ritengono di farle diventare uno strumento, in modo appunto strumentale, per giustificare uno sciopero che ha, non ha alcuna ragione esistere se non la loro esistenza in vita. Però voglio dire una cosa, sì, però, quando si fanno... Scusa, però il tempo lo stai dando tutto a loro, sono sì, due contro uno, cioè così io non ci vengo più. Sono due contro uno, di continuo stare a parlare sempre loro. Abbiamo fatto parlare tutti, però adesso cerchiamo di chiudere con un concetto. Lunedì ci sarà questo incontro, no? Ok? Sì. No, dobbiamo chiudere veramente. Sì. Lunedì ci sarà questo incontro, è stato richiesto dalle quattro firmatarie, quindi dalle quattro sigle sindacali firmatarie, ma l'UGL da questo momento in poi non sarà più al corrente di queste cose, nel senso voi non richiedete gli incontri. Ma quindi? Io ho detto che quando l'azienda convoca, soprattutto di convocare in simultaneo le trattative hanno fatto. Ma hanno chiesto i sindacati, quattro firmatari, voi non l'avete chiesto, quindi alla regione, non mica l'azienda. Se mi vuole dare l'informativa me lo dà, se no. Lui lunedì, veramente in chiusura, lunedì che cosa chiederete? Abbiamo perché chiesto l'incontro per la verifica dell'accordo affinché si acceleri questo processo di risanamento in modo immediato, perché ripeto, se noi avessimo recuperato per dire 40-50 turni quel 1.300.000 che l'obbliga la regione non ci paga, sono 4, ma non è così. Tutto sul personale viaggiato, credo che tu non l'abbia letto. Mazzate dure. Il presidente D'Amico, per sua stessa missione, guarda, mi consenta questo, per sua stessa missione ha detto che ci stavano 184 impiegati in più, non ne ha reso uno produttivo. Uno fino adesso. Veramente. Noi lunedì vedremo quello che è l'accordo e poi vedremo anche lunedì, quali saranno gli accordi. No, volevo solo dire lunedì per noi è importante, perché lì ci deve essere la chiave di svolta in modo determinato e determinante per il futuro della società, altrimenti non scherzeremo più nemmeno noi. Ma noi già da adesso possiamo rassegnare tutti che noi le cose che diciamo le facciamo, le cose che scriviamo le manteniamo, ma siamo fermi nel rigettare al mentente tentativi di strumentalizzazione che poi hanno solo un effetto: dire le bugie e soprattutto arrecare ai cittadini utenti, anche a quelli che non hanno un posto di lavoro, che lo cercano disperatamente, di fronte a chi difende privilegi inutili, drammatici. La regione Abruzzo va avanti come un treno, perché abbiamo perso troppo tempo dai politicanti lunedì, che hanno portato le tre società al fallimento. Difendi i privilegi. Lunedì 25 ci sarà questo incontro e poi vedremo cosa decideranno i quattro firmatari, che chiederanno ovviamente di fare un resoconto, e vedremo anche quale sarà la decisione dell'UGL, perché ovviamente dovrà andare avanti e avere consapevolezza. Noi ringraziamo Giuseppe Luppo, che è il segretario regionale UGL Autoferrotranvieri, ringraziamo Camillo D'Alessandro, il consigliere regionale delegato ai trasporti, e ringraziamo anche Alessandro Di Narcio, il segretario generale CISL, FIT CISL Abruzzo Molise. Grazie per essere stati con noi.